Buongiorno a tutti spettatori appassionati, sta per iniziare il match tra gli Architetti Napoli in maglia blu e gli Architetti Brescia invece in maglia bianca, squadre che arrivano qui alla 13ª edizione del torneo nazionale Architetti Calcio con un punto per il Napoli e 0 invece per il Brescia, vogliono quindi ribaltare quello che hanno fatto nella prima partita. Il match sta quindi per iniziare, Locca che arriva sul pallone e può puntare, cerca quindi spazio e compagni. Prosegue l'azione della Napoli sulla corsia mancina, cercato all'Occa, chiude De Vicaris, riconquista però il Napoli, c'è spazio allora a sinistra per Gauchet, cerca il tocco sul secondo, un buon pallone che viene anche messo giù bene dalla formazione partenopea, poi la conclusione termina tra le braccia di Macobatti, provato Pelliccia a sorprendere. E allora calcio di rigore Brescia, si prende la responsabilità il capitano Menzi, si porta sul dischetto e quindi sarà Menzi contro De Angelis, si attende solo il fischio del direttore di gara che arriva adesso, parte quindi Menzi, la palla è in porta ed arriva all'1-0 degli Architetti Brescia, il gol è di Menzi, 1-0 il punteggio. Ovviamente il gol del pareggio che è appena sfuggito, la sfera è buona intanto per Allocca che arriva sul pallone e vuole puntare, entra in area di rigore, cerca il cross sul secondo, pallone troppo lungo, lo insegue e lo può giocare quindi Pelliccia che ancora cerca il cuore dell'area di rigore, Allocca, che bel gol e trova quindi l'1-1 in semi rovesciata, in acrobazia, Allocca ringrazia Pelliccia e siamo quindi sull'1-1. Parte il pallone al centro, sfera che rimane lì, poi girata in porta ed è quindi 2-1 Brescia. Cerchiamo di capire allora il marcatore, punteggio che dice adesso 2-1 Brescia. Dicevamo, ed il gol è di Menzi, quindi doppietta per lui, fin qui trascinati dal capitano. Suo calcio di punizione Napoli. Gioca subito il Napoli intanto, Macobatti ci arriva, la palla è ancora buona e poi ancora Macobatti, doppio intervento salvifico per il Brescia. Il pallone quindi ancora in avanti, palla che passa e si prosegue, bella azione del Brescia che adesso si distende da Bazzana che ritrova il possesso, c'è spazio a destra per Greveni, parte la conclusione e allora la può ottenere il numero 1 De Angelis del Napoli e allora si gioca. Palla in avanti ed è buona, c'è Locca allora che può arrivare su questo pallone, il tocco al centro, occasione Napoli, conclusione Macobatti, la tiene Macobatti, bella parata ancora una volta. Si gioca allora, parte il cross sul secondo e questa volta non può far nulla, il portiere del Brescia va a marcare allora Scotti, in maglia numero 31, trova il 2-2, parità ancora che prosegue in campo, il 2-2 del Napoli, il gol è di Scotti. Giocare il Brescia, Greveni punta ma non passa, sempre il Napoli allora che ritrova il controllo della sfera, il tocco al centro, poi su Salzano, poi subito in avanti, Brescia che chiude all'Occa, però riconquista, cerca il tocco largo, non arriva, quindi all'Occa, sceglie invece la destra del campo, occasione Napoli, conclusione, palla sulla traversa e poi in corner a centimetri dal gol Sant'Angelo. Si gioca, palla in campo. Rimessa in favore del Napoli, segnala il direttore di gara. E allora subito sul pallone per Allocca che scappa via bene, può andare quindi a puntare. Vuole il fondo, se lo prende, va al centro, c'è spazio, conclusione, traversa del Napoli ed è la seconda. Questa volta è Salzano che trova il legno a murare il gol.
Ci siamo, dicevamo, ricomincia adesso il secondo tempo del match tra il Napoli ed il Brescia. Fin qui il punteggio è di 2-2, quindi parità in campo. Servirà la seconda frazione di gara per andare a decidere quale delle due squadre riusciranno ad uscire vincitrice dal campo quest'oggi. Calcio di punizione Napoli, allora arriva la conclusione in porta, che bel gol, e quindi va a trovare il 3-2 il Napoli. Se non ho visto male, a Scotti che è andato a marcare, ed è quindi 3-2 Napoli. Mentre il gol è da segnare a Picciau. Sulla corsia mancina, ancora azione insistita della formazione partenopea, arriva il pallone al centro, c'è Allocca che non tocca ma Cobatti, questa volta non è perfetto, e allora trova il gol Cicino, e quindi cambia ancora il parziale, mentre mi devo correggere perché il marcatore non è Cicino, ed il punteggio è quindi 4-2 Napoli. Il marcatore per il quarto gol del Napoli è Sant'Angelo. La sfera su, troppo corta, passa a Napoli che riconquista, e vediamo se riparte Allocca. Tanto campo di fronte a sé, lo va a percorrere tutto Allocca, si presenta quindi all'uno contro uno, poi forse un po' si ferma, allora Allocca poi trova invece la via del gol. E quindi punteggio che si aggiorna sul 5-2 per il Napoli. Palla al centro, Bazzana scende in controllo, vuole anche calciare, poi allarga. Allora è ancora possesso per il Brescia, arriva il tiro De Angelis. Non si scompone e arriva qui il triplice fischio del direttore di gara. Finisce il match tra il Brescia e il Napoli. Vince il Napoli per il 5-2. Si porta anche lui a 4 punti nel girone. Io mando quindi un saluto a tutti. Arrivederci.